In breve, questo romanzo racconta la storia di una donna che si chiama Maria, che 25 anni prima, quando era una bambina, ha ucciso sua sorella minore Estate. Noi ripercorriamo questo evento e tutti i 25 anni successivi nell'arco di una sola giornata. Seguiamo Maria dalla sera prima al pomeriggio seguente, in 24 ore scandite da quattro pasti, che sono le quattro parti di Nel mare c'è la sete, e seguiamo Maria mentre sta per compiere una decisione. Sta riavvolgendo il suo rapporto con i suoi genitori, che chiaramente è complesso visto quello che è successo, il suo rapporto con il suo fidanzato Nicola, che è molto diverso da lei perché Maria è una donna punk, imperfetta, mentre Nicola è un uomo sulla sua strada, è un pilota di aerei, è una persona precisa, uno stiratore di camicie, e Maria si ritrova anche ad avere un lavoro che non le piace, quindi capisce in queste 24 ore tante cose di sé che la porteranno a prendere una decisione importante. Fulcro centrale del libro sono le relazioni, la relazione di Maria con suo padre, di Maria con sua madre, di Maria con Nicola, di Maria con Maria, e Maria con le sue amicizie, altri personaggi che troviamo nel libro. E secondo me una relazione è deleteria quando nel compromesso, che non è detto che sia sempre negativo, ma quando nel compromesso una delle due parti si perde e ci si assorbe a volte l'uno con l'altro. E io credo sempre, sono una forte sostenitrice del mantenimento proprio dell'individualità, anche è una cosa che ho capito pagandola su di me, sperimentandola su me stessa. E poi una relazione deleteria quando, come nel titolo di questo libro, Nel mare c'è la sete, ti offre un'apparenza navigabile, calma, piatta, immensa come quella del mare, ma non ti offre un nutrimento. L'acqua del mare non si può bere, Maria ha sete, e spesso le relazioni diventano così, diventano una patina senza che non lascia però assorbire niente dalle nostre radici. Ho avuto il desiderio di scrivere un libro da sempre. Io chiaramente amo comunicare, amo raccontare, amo farlo con la mia voce, che tante volte, e per la maggior parte delle volte, è la mia voce mentre canto. In questo caso è la mia voce della scrittura. Io ho cominciato a pensare a questa storia un annetto fa, forse un pochino di più, e appena ho cominciato a pensarla, questa volta, a differenza di tutte le altre volte che ho scritto romanzi nella mia testa, mi sono seduta e ho cominciato a scrivere. Credo anche perché dopo appunto 10 anni di dischi ho trovato anche una maturità nell'affrontare il lavoro che mi potesse consentire di sedermi e perseguire con costanza, coerenza, un'idea così lunga come quella di un romanzo, a differenza delle canzoni che in pochi minuti esprimono tutto quello che devono. Quindi dopo un lungo esercizio ad arrivare alla sintesi, adesso ho trovato un esercizio nella coltivazione, nella cura del tempo. Io mi svegliavo la mattina, aprivo il computer, mi sedevo e cominciavo a lavorare, e con molte crisi perché appunto dovevo andare avanti per tanto tempo. Perciò io ho affrontato questo libro davvero come se fosse una lunga canzone. L'ho suddiviso in quattro parti, come se fossero quattro parti di una canzone. Dopo ogni parte che ho scritto mi sono fermata. Ho aspettato dei giorni, una settimana, ho ricominciato l'altra. Come se stessi facendo una strofa, un ritornello, una strofa, un ritornello. E anche il modo in cui l'ho scritto molto musicalmente. Cioè, mentre scrivevo, rileggevo, sentivo il suono della prosa. Volevo che avesse un ritmo musicale. Spero che questo traspaia anche nei lettori, nella mente dei lettori.
Sul versante musica, delle novità io le ho nel cassetto, perché mentre scrivevo il libro ho scritto anche tanta musica, l'ho prodotta a Londra insieme a Magiker e la sentirete molto presto. Mando un grandissimo saluto a tutti, la redazione di Dire Giovani, a tutte le persone che state guardando questo video. Vi ricordo che il libro è disponibile in tutte le piattaforme digitali sotto forma di ebook e in tantissimi shop online che ve lo spediscono direttamente a casa vostra in sicurezza. Alcuni hanno anche delle offerte in questo momento, come il sito di Fandango, IBS, e appena le librerie riapriranno ci ritroveremo anche in libreria, che è il posto in cui potremo incontrarci, farci domande, raccontarci. E per il momento grazie a voi che mi avete dato anche l'opportunità di farlo a distanza di sicurezza da qui. Ciao!